Radio Radicale, siamo col Presidente della Commissione Bilancio della Camera, l'onorevole Mangialavori di Forza Italia, per parlare della legge di bilancio. Allora, il provvedimento è stato bollinato, oggi la conferenza dei Capigruppo ha fissato i tempi per l'esame della legge di bilancio per la sessione che ormai sarà la sessione di dicembre. Allora, il provvedimento di quanti articoli è composto e soprattutto quando si incominceranno a presentare gli emendamenti. Qual è il termine per il deposito degli emendamenti e poi il lavoro in commissione? Sì, domani inizieremo con i lavori in commissione. Ieri l'Ufficio di Presidenza ha stabilito il calendario della prima fase di lavori. Gli emendamenti sarà possibile presentarli fino a mercoledì 7, il primo pomeriggio, ma già da domani la commissione inizierà a lavorare. I tempi sono stretti, ma faremo di tutto per rispettarli. Allora, voi procederete prima con delle audizioni? Sì, come da prassi inizieremo con le audizioni già venerdì, le audizioni si faranno sia venerdì che lunedì in mattinata. Per i lavori della Commissione, per le votazioni degli emendamenti, ci sarà tempo fino al 20, da quello che ho capito dalla conferenza dei Capigruppo. Sì, orientativamente questi sono i tempi, faremo in modo di rispettarli. Insomma, ce la metteremo tutta affinché la manovra di bilancio possa essere naturalmente approvata nei tempi corretti. Allora, lei è ottimista sul fatto che ci si riuscirà ad farla approvare prima di Natale, tra il 20 e il 24 dicembre dall'Aula, per poi mandarla al Senato? Sì, noi faremo di tutto, ripeto, per rispettare i tempi. Sarà un calendario fittissimo, un calendario che ci vedrà impegnati giorno e notte, però insomma siamo assolutamente convinti che va fatto e quindi lo faremo. Allora, gran parte della manovra riguarda il sostegno per le famiglie in crisi per l'energia. Volevo sapere qual è l'entità, se siamo intorno ai 35 miliardi, mi sembra. Sì, più o meno per questo capitolo sono circa impegnate intorno ai 30 miliardi destinati proprio a questa emergenza che sta colpendo non solo l'Italia ma l'Europa. Ci sono dei collegati? Ancora non ho visto tutto, quindi le risponderò quando vedrò Certo. tutto quanto. Allora, quali sono la parte più importante della legge di bilancio, oltre a quella dedicata al sostegno per le famiglie e le imprese per l'energia? Guardi, questo governo in brevissimo tempo è riuscito a fare una legge di bilancio che appunto aiuta le aziende, le famiglie per gestire questo caro energia, ma in più ha dato diversi segnali che sono segnali che questo governo di centrodestra vuole andare, che vanno incontro alle persone più disagiate. Abbiamo appunto eliminato delle IVE per prodotti di primo consumo, insomma abbiamo iniziato a dare dei segnali che naturalmente andranno rafforzati in futuro e lo faremo certamente. Per noi di Forza Italia la battaglia madre è quella di far arrivare le pensioni minime a 1.000 euro. C'è stato un inizio, il governo ha dato dei segnali in questo senso e la nostra battaglia sarà quella di fare in modo che appunto tutti i pensionati possano avere 1.000 euro almeno per poter sopravvivere. Allora, pensa che questa parte riequilibrerà il tono della polemica sul reddito di cittadinanza, sul quale intendete operare una riforma significativa per il 2023 e poi per il 2024? Guardi, è passato un messaggio assolutamente non corretto, che è quello appunto che il centrodestra voglia eliminare il reddito di cittadinanza e quindi mettere in difficoltà persone che effettivamente sono in difficoltà. È assolutamente l'opposto. Noi vogliamo destinare tutte le risorse disponibili per aiutare le persone che effettivamente non possono avere la possibilità di andare a lavorare e vogliamo eliminare tutti gli sprechi, tutte le sacche di sprechi che invece questo reddito di cittadinanza, così come strutturato, crea. Si aspettava un'opposizione dura in Parlamento e ritiene che possano esserci problemi in alcune regioni del sud, come la sua. Io ricordo che Occhiuto è intervenuto anche su qui, il governatore Occhiuto è intervenuto su questo argomento, sul reddito di cittadinanza.
Ma guardi, noi non vogliamo eliminare il reddito di cittadinanza, noi vogliamo far sì che le somme destinate agli aiuti vengano date effettivamente a chi ha bisogno di aiuto. Abbiamo visto troppe cose che non vanno, troppi furbetti e quindi queste cose devono essere eliminate. Quindi tutte le risorse devono essere concentrate nelle mani di chi ha veramente bisogno. E molto probabilmente facendo una rimodulazione seria del reddito di cittadinanza, chi ha davvero bisogno potrà avere di più rispetto a quanto ha. Senta, vuole dire qualcosa anche sulle misure che riguardano il POS, l'elevazione del contante? Allora, queste favoriranno l'economia reale, a suo modo di vedere, e che cosa può dire su ciò che si è detto in merito a queste, misure che sono state oggetto di attacco da parte della sinistra? Sì, ma sono oggetto da parte della sinistra, ma in realtà sono argomenti che noi in campagna elettorale abbiamo esplicitato, argomenti che abbiamo, sui quali anche su questo abbiamo chiesto il voto agli elettori, quindi siamo tranquillissimi, siamo convinti che è una misura assolutamente corretta, per cui andiamo avanti senza problemi. L'ultima cosa, siccome il Parlamento deve ancora cominciare con diciamo, le votazioni, allora teme il fatto che ci sia ecco, un margine di 4 voti in commissione tra maggioranza e opposizione sull'esame in commissione su questo provvedimento, visto che i numeri si sono ridotti molto? Sì, si sono ridotti i numeri, ma la maggioranza c'è, è solida, quindi ritengo che non ci siano assolutamente problemi per l'approvazione di quello che dovremo andare ad affrontare da qui a brevissimo. Ringrazio il Presidente della Commissione Bilancio della Camera, l'onorevole Mangialavori di Forza Italia. Grazie.